Museo Egizio, l'Egitto. Manca il paesaggio, manca il rapporto degli oggetti con il luogo da cui questi oggetti provengono. E come si fa a portare il paesaggio? Come si fa a far riflettere le persone sul fatto che il museo è sì un luogo di conservazione, ma è soprattutto un luogo di distruzione? Bene, non lo si può fare cercando, con le nuove tecnologie, di ricreare il paesaggio antico e soprattutto di ricreare la stratigrafia, di far capire che quando si entra al Museo Egizio, passando dalla prima all'ultima sala, si fanno 4.000 anni di storia, e che quindi quando i visitatori mi chiedono ma com'era la religione nell'antico Egitto, io dico beh, questa è una domanda a cui non si può rispondere se non cerchiamo di circoscriverla in un determinato segmento, perché sarebbe come dire oggi nel 2000 d.C. qual era la religione dell'Italia nel 2000 avanti Cristo, quante cose sono cambiate. Bene, sebbene l'Egitto sia stato un paese da dei confini definiti o che abbia avuto una continuità territoriale, queste differenze vanno prese in considerazione. E allora voi pensatevi una grande sala in cui, di 1000 metri quadri, in cui ci sarà una pianta dell'Egitto, e in questa pianta dell'Egitto verranno prese 13 stazioni, che sono i luoghi principali da cui provengono gli oggetti che noi abbiamo in collezione. In ognuna di queste stazioni ci saranno degli oggetti iconici, e questi oggetti però rivivranno all'interno del paesaggio, e questo ci permetterà di capire come è cambiato l'Egitto, com'era Tebe nella 18ª dinastia, cosa avrebbe visto ognuno di noi se fosse stato in quel momento, e gli oggetti torneranno quindi in qualche modo a vivere. L'idea di questa creazione mi è venuta visitando un museo meraviglioso che era il Timelab Borderless di Tokyo, un museo che riuscì a visitare poco prima dello scoppio della pandemia, nel 2019. Voi vedete questa signora che sembra camminare in una foresta, in realtà lei cammina in una stanza vuota come potrebbe essere questa, e mentre cammina il paesaggio cambia, lei non indossa niente, sono delle proiezioni che vengono fatte ovunque, e soprattutto cambiano le stagioni. Siamo in Giappone, quindi ad un certo punto ci si trova sotto gli alberi di ciliegio, c'è la sakura, c'è la maturazione, poi cadono le foglie, e vedendo quello mi sono chiesto ma perché noi archeologi non sfruttiamo questo, non sfruttiamo il fatto che il paesaggio cambia, che la dilatazione del tempo e le diacronie sono il vero elemento di forza che però troppo poco mettiamo in evidenza. E come farvi vedere, vediamo se ce la faccio, scusate,